Io non ho notizia che il sottosegretario Letta abbia detto chi prima arriva a Zaffedesi. No, io ero seduto lì, non l'ho sentito, per cui non ci manca pure che ci mettiamo a fare un po' bandiera, non ne riusciamo più. Invece per quello che dicevi poc'anzi sui consorzi, quelli sono conformati al decreto 12, il decreto 12 che porta in allegato uno statuto tipo conforme. Alcuni vanno direttamente al notaio, altri vanno al comune. Per il comune c'è Fausto Amicelli, che è quello che sta seguendo tutta la procedura, quindi anche una prenotazione con Amicelli e con le carte fugherà più dubbi di quanti la posso fugare io, che penso che siano fatte bene in ogni caso, non ho dubbi su questo. Però se si volesse fugare con questi corruzioni da lì, ecco, no, si può, potete fare un appuntamento con Amicelli un giorno, si ha tutta la documentazione, vi rassicura invece. Sulle macerie io credo che ci sia un'attività, perché avete fatto più volte incontri con l'assessore Moroni sulla programmazione. In realtà l'assessore stamattina era di buon auspicio, ci sta pensando. Penso che sia questo, però non lo so, perché sono stati fatti più volte incontri in tal senso. Posso leggervi invece sui piani di ricostruzione, sui piani di ricostruzione e quindi sulle valutazioni economiche doveva essere fatto prima. Poc'anzi ho detto che gli ultimi decreti sono stati quelli di marzo. Quelli servono ad avere il prezzo metro quadro. Se non c'è il prezzo metro quadro, la valutazione finanziaria non la fai, nemmeno se ti sbatti per terra. Per cui, a meno che non volessimo fare delle pure fantasie, prima di quella data il prezzo di riferimento non c'era. Ora, sbagliato e indovinato, che bastino soldi oppure che non bastino, comunque c'è. Adesso ti faccio pure la programmazione finanziaria, però siamo arrivati nel frattempo a marzo 2011. Sui piani di ricostruzione, questo è un parere della Commissione Tecnico-Scientifica, io non vorrei dire, è del 22 aprile 2011, non è stato mai reso noto, noi l'abbiamo diffuso, ora te ne lascio una copia anche a te. Ve ne leggo gli stralci, proprio sui piani di ricostruzione. La risposta al parere trova risposta nel suo stato rovesciamento, perché è solo sulla base di mezze a disposizione che possono essere progettati e attuati i singoli piani di ricostruzione e non, come può essere sembrato a qualcuno, viceversa, qualcuno ovviamente non è il comune. Qualunque attività di programmazione, se non vuole essere puramente militare e procedere secondo regole tecniche, deve infatti essere imperniato sulla quantità di risorse dedicate a raggiungere gli obiettivi che ci si prefigura. Qualunque interpretazione delle disposizioni emanate nell'ambito di tale attività non può che muoversi all'interno delle risorse a disposizione. Conseguentemente, se l'attuazione del piano di ricostruzione avviene a valere sulle risorse cui al comma 1 della legge dell'articolo 14.177, evidentemente quali siano le risorse a disposizione dei comuni dovrà essere indicato in un futuro provvedimento legislativo che dovrà fissare le priorità da seguire e le condizioni necessarie per accedere alle suddette risorse. D'altronde che l'attuazione del piano di costruzione necessita di indispensabili interventi normativi che dovranno avere di tutta evidenza contenuto ben più specifico e dettagliato del comma 5 dell'articolo 14 della Europa, la seconda parte della stessa norma in esame. Io lo lascio a Eugenio Carbonaro per dire che questo è esattamente quello che battiamo da tempo, lo diciamo. Questo parere però sulla commissione tecnico-scientifica è come la figurina di Zaballa per completare le album panini di, come dire, gioventù memoria, non lo dico, non si diffonde, ogni tanto dobbiamo in quei tavoli rubare qualche documento perché restituisca un pezzo di verità. E è quello che era un po' l'intervento che abbiamo fatto prima. Di questo, da Aquilano, no, va bene, come dico di Cesare, oltre che per Cesare, e come Aquilano, tradotto in senso pratico, il nostro piano di costruzione in quella allora, come lo vedo? No, il piano di costruzione di Tempera, al pari dell'Aquila, di Onna, vanno avanti. Noi lì ci facciamo la programmazione economica, che credo la strada già facendo, e su quello ci piazzeremo come dire, a piedi uniti, a dire le risorse di cui abbiamo bisogno, queste sono e quelle ce le dobbiamo dare. Io ho letto per restituire un po' di verità al processo, perché qua si voleva mettere, per esempio, il carro davanti ai buoi, dimenticando che sono i buoi che poi traggono il carro. Il senso era questo, insomma, di quella lettura. Come il fatto che quell'intervento dell'avvocato Lodovici, il TAR ha appellato della 38-33 la parte relativa all'articolo 2,12 bis della 77 convertita, il 39 convertita.
che è l'attività di pianificazione, che è un'attività in quanto pianificazione esclusivamente di competenza dei consigli comunali. Ed ha fatto bene. Tant'è vero che il Consiglio Comunale dell'Aquila con il proprio documento si era autoregolato a non applicare quell'ordinanza perché andava in violazione della norma ordinaria. Noi lo facevamo e l'abbiamo ribadito ancora oggi, perché i provvedimenti conformi al piano operatore, che non necessitano di alcuna variante, come se tu dovessi fare la ordinaria manutenzione a casa tua, vanno secondo i provvedimenti e forse è quello che spaventa. Ciò che invece è difforme, che ha bisogno delle necessarie varianti, è competenza del Consiglio Comunale e non, come dice il decreto 3, all'opzione del sindaco. Noi quelli non lo faremo perché, quello che diceva Daniele, è vero, fare un provvedimento fragile significa uccidere quel provvedimento e con esso uccidere l'effettiva possibilità di intervenire su quegli immobili da parte dei cittadini.